Presente? Allora, il tema che avrei scelto per questa conferenza vuole essere una testimonianza di come sia nata in questo sacerdote poeta quella che appare a chi si avvicina un po' alla sua opera con un'evidenza assoluta, una duplice vocazione. La missione sacerdotale, cioè la sua vocazione religiosa, e quella artistica, che lo ha portato ad essere un poeta originale, ispirato, controcorrente. Già accennava qualcosa Claudio sul fatto che essere un sacerdote, anche poeta, veniva mal visto anche all'interno della Chiesa, tant'è vero che Idilio dell'Era si chiama così perché cambiò il proprio nome. Stiamo parlando al secolo del sacerdote Don Martino Ceccuzzi. Scelse questo nome, Idilio dell'Era, perché non permetteva troppo la Chiesa che un Don Martino scrivesse. E quindi un controcorrente rispetto al panorama anche della letteratura italiana del Novecento. Una delle voci più autentiche, a me appare, della poesia religiosa del secolo passato, un mistico di grande spiritualità. Lì c'è un libro a lui dedicato, un'antologia, L'ultimo dei mistici senesi. Per fare questo ho deciso di prendere in esame un suo manoscritto che lui non aveva pubblicato interamente, il libro dei Segni Celesti, che erano poesie scritte fra il 1953 e il 1965 e che l'Associazione dell'Era ha pubblicato postumo nel 2018, quello con la casa editrice Nerbini di Firenze. Il libro dei Segni Celesti è un'opera della maturità artistica di questo nostro poeta, perché coincide con l'età fra i 50 e i 60 anni, lui era del 1904, e è carica di forti connotazioni simboliche e di un'intensa spiritualità fin dall'inizio. Il titolo, Il libro dei Segni Celesti, assume un significato escatologico, denso di mistero, relativo all'interpretazione ultima per l'uomo del proprio essere al mondo e del destino personale del poeta. Qui vi è il religioso Don Martino, intriso di una quintessenza di misticismo, che venera la figura del Cristo Redentore per la croce e che medita sui Vangeli fin dai primi versi. Non domandare il nome al mendicante, un messaggio che ti reca Cristo venuto a te scalzo e penante. Il povero è il rimorso del ricco, nel suo vestito è la terra, nel suo occhio Cristo. Don Martino ha un'intima consapevolezza che all'origine dell'esistenza empirica stia un fatto irrazionale, una caduta originale che rende la vita di questo mondo conflittuale. La nostra è una umanità sofferente, sottoposta al dolore e alla morte. Il male non si può spiegare con la ragione, ma si può resistere ad esso con l'amore che conduce alla fede. In apertura al libro, con l'immagine della caduta finale dell'angelo ribelle, vi è subito un messaggio di speranza che lo accomuna ai testi biblici e profetici. Quando all'ultimo limite del sonno che l'anima di tenebre riveste,
noi scopriremo al fine il nostro giorno, entro il regno celeste. Allora, unica e nera, sopra la terra abiterà straniera la memoria dell'angelo sconfitto. Dei testi mistici ha la consapevolezza che la vita è tenebre e sonno. Solo oltre l'esistenza per Don Martino vi è il risveglio. La morte, quindi, non è quell'evento limite estremamente pesante che segna il passaggio irrimediabile verso il regno delle tenebre, ma al contrario il passo leggero che riconduce al regno della luce da cui tutti proveniamo, poiché la morte ha il peso dell'angelo sulla sabbia. Ti cancella dal tempo e di eterno ti illumina. Sono questi senza dubbio due passi, potrei fare molti altri esempi, che testimoniano il profondo ascetismo cristiano del nostro. L'ascesi di Don Martino è dunque animata dalla certezza metafisica che ad occhi profani potrebbe apparire follia, di poter parlare di un oggetto situato oltre i limiti dell'esperienza normale ed empirica. Tale certezza è comune alle varie esperienze mistiche. Scriveva il giovane Schopenhauer nel 1828, nel mondo come volontà e rappresentazione, si può enunciare come il credo necessario di tutti i buoni e i giusti, questo credo in una metafisica. A questo riguardo è importante e necessario che ci si convinca della insostenibilità di una fisica assoluta. Naturalmente vi è in Don Martino una fede e una connotazione religiosa che è sua propria e che lo accomuna ai grandi mistici cristiani delle origini, in particolare a Sant'Agostino. Il loro sentire, a differenza di quello della filosofia, rivela cioè un abbandono all'assoluto, una unione con l'Eterno che coinvolge la totalità della loro coscienza. Egli inoltre, in quanto poeta, esprime simbolicamente, con immagini e parole prese da tutto il suo vasto repertorio linguistico, un sentire alto, riuscendo a dire l'ineffabile e a far percepire anche al profano e al non credente la sua mistica esperienza. L'esistenza per Don Martino non avrebbe significato, non solo per l'uomo, ma anche per la natura, se non ci fosse la forza salvifica della fede che ci fa accettare e dare un senso al dolore. Non basta la voglia di vivere, la bellezza del creato, la concupiscenza a dare senso alla vita. Se siamo pronti a donare e ad amare, dobbiamo allora accogliere anche il dolore che non è separabile dall'amore. Il capolavoro della poesia di Don Martino a me pare proprio quello di riuscire a innalzarci, grado a grado, ai vertici della mistica per culminare nella celebrazione del mistero del dolore e della morte. Quando stanchi di nascere e morire, ci vestirà la lievità giuliva che nutriva la rondine e il fiore, sapremo che il dolore non era che espressione del nostro divenire. Il libro dei segni celesti non è solo un gran libro di poesie che ci immette nel laboratorio poetico dell'autore, ma è anche poesia preghiera, nella quale si fondono in modo originale, anzi direi unico e inimitabile, i valori etici e spirituali della fede con i valori estetici ed artistici del bello, anzi del sublime.
cioè di quella bellezza che non è nelle cose materiali, ma che si trasmette ad esse quando si abbandonano all'assoluto. La poesia di Deleuze è di tale natura che raggiunge il maggior valore narrativo e rappresentativo che si possa fare di Dio quando il poeta si rilassa in lui e direi quasi si annichilisce in lui, come nei versi di Polifonia Sacra, un piccolo poema, un poemetto di circa 360 versi, della lunghezza circa di un canto della Divina Commedia, che a mio parere è forse la più grande lirica religiosa del Novecento italiano. Io non voglio, Signore, che il tuo respiro tenero di padre. Io so che il mare muove verso di te con l'ansia del suo cuore. L'evento della morte in Don Martino è segnato da uno struggente sentimento di malinconia che ricorda la poetica leopardiana, come negli ultimi due versi della poesia Deserto Lume, dedicata alla luna. Più nostra, diceva la luna, dopo aver fatto una bella poesia che troverete nei libri. Più nostra è questa lontananza breve che il respiro del tempo e la sua pena. Qui il tempo, vero e unico trionfatore di tutte le cose terrene, come scrive Leopardi sullo Zibaldone, acquista una connotazione negativa, ponendosi appena che è passato in una distanza abissale rispetto al poeta. Tanto che la luna diventa amica vicina, posta a una distanza breve, se confrontata col respiro del tempo e con la sua pena, col respiro dell'attimo appena passato nella sofferenza. Il trascorrere del tempo genera infatti in lui sconforto e quel senso di malinconia associato al sentimento della nostalgia che viene quando, mosso dal ricordo, si guarda indietro all'età giovanile che non ricorda, che non ritorna. La cara infanzia, lui dice, tenue di cicale, che più non ritorna. Tuttavia il doloroso scorrere del tempo è sempre compensato poi da un ardente desiderio di ricongiungimento con l'Eterno, come in questi versi. Ma io so con quale voce mi chiamerai, Signore, che di dolcezza mi vedrai tremare. Quella morte che ciascuno di noi ha ben rappresentata in modo orrido e un po' barocco, con l'immagine scheletrica che tiene in mano la falce pronta a ghermirci, per Don Martino una cosa piacevole e diversa, e la immagina come una bambina. Se la morte fosse una bambina, l'accoglieremmo a festa nelle case, discorrerebbe con gli uccellini e coi fiori nei nostri giardini e una sera, a piedi scalzi, verrebbe al capezzale a chiuderci gli occhi nelle fragili mani. In tal modo dell'era raccontato l'ineffabile e la sua esperienza poetica, non considerata adeguatamente dai suoi contemporanei, emerge oggi, a mio parere, in tutto il suo valore. Questa è una prima parte. Una seconda parte, vorrei dare una chiave di lettura del libro dei Segni Celesti. E questa chiave di lettura ci viene offerta se rimaniamo ancorati all'esperienza umana e terrena del poeta, senza tuttavia dimenticare il significato escatologico dell'opera, il destino ultimo dell'uomo, nel disegno misterioso del divino. Don Martino, idilio dell'era, si trovava, quando scriveva il libro dei Segni Celesti,
nel monastero di Lecceto. Non so chi di voi lo conosca, è un monastero agostiniano, allora totalmente abbandonato nell'immediato dopoguerra. Ci vive lui solo. Era stato ospitato lì dalla curia, Don Martino, perché si trovava dopo la guerra in uno stato di estrema indigenza, privo di un alloggio e di una parrocchia. L'ultima era stata quella di Casal di Pari, lasciata, come vedremo fra poco, in seguito ad un evento drammatico che lascerà in Don Martino un segno incancellabile. Nel libro dei Segni Celesti Don Martino ricorda l'infanzia, l'adolescenza trascorsa nel paese del padre, in Maremma, la sua scelta religiosa. Pascevo un gregge tacito di giorni, sull'argine di un fiume, e l'ombre erano agnelle diradate dal vento, e ritorna talvolta con la memoria anche alla sua esperienza di quando era parroco a Casal di Pari. Sappiamo che arrivò a Casal di Pari nel comune di Civitella Paganico, Grosseto, nel 1936, quasi come un anacoreta. Ci domandiamo se fu per un atto volontario o forzato, non lo sappiamo, cioè per decisione superiore. Aveva allora già sulle spalle la sua esperienza di direttore della collana del Cantagalli, Vita dei Santi, e la pubblicazione di diversi libri di poesia e di prosa, tanto che allora l'editore lo presentava in un volantino come un solitario gigante, un tipo aperto di toscano che da 10 anni, quindi dal 1926, pubblicava romanzi, poesie, novelle, articoli ricercatissimi anche all'estero. I primi giorni a Casale furono di pura vita monastica. Si racconta che il poeta parroco era chiuso nel proprio isolamento da sembrare un misantropo i primi giorni, ma quelli di Casale furono anni di duro lavoro dello scrittore. Uscirono in quegli anni Abele, con l'editore Cantagalli, 1938, I racconti di Maremma, Malavalle, 1938, Il canto della Zolla, 1941, Fiamme di Padule, 1943, le novelle Il melagrano cantò, 1938, La strada senza stelle, un romanzo, La terra è buona, quasi tutti con l'edizione Il messaggero di Sant'Antonio. Dalla conoscenza di quei luoghi venne a lui l'ispirazione per la composizione dei romanzi Il cuore sotto la frana, 1936, Il nido sul mandorlo, 1941, e La vendetta del fuoco, prose che lui chiamava allora cignalesche, perché luogo abitato abitualmente da cinghiali. Una vecchia signora non più in vita, Gina Vannucci di Casal di Pari, che lo aveva conosciuto quando era bambina, mi raccontava alcuni anni fa che i primi giorni a Casal di Pari i bambini andavano a dargli noia, giocando nel sagrato della chiesa, sbertucciando e lanciando i sassi ai vetri. Il poeta nel frattempo riceveva a Casale amici e letterati, collaboratori, come lui della rivista fiorentina Il Frontespizio, che era diretta da un Bargellini, che è stato poi, come sapete, sindaco di Firenze. Piero Bargellini. Poi c'era Nicola Lisi, altro scrittore, parroco, Carlo Petocchi, poeta. Dava corso così alla sua formazione intellettuale in un rapporto intenso e proficuo con la migliore intellettualità fiorentina. Il parroco misantropo, diciamo così,
Fece poi amicizia anche con quei bambini che gli davano noia, diventando il loro insegnante ed educatore. Negli anni 36-44, periodo in cui fece parroco a Casal di Pari, Don Martino conquistò gradualmente la popolazione. Con la sua umanità e il suo servizio apostolico, si interessava ai loro problemi, andava a caccia con i paesani. Ci sono alcune foto che lo ritraggono con loro, cacciatore fra i cacciatori. Correggeva i compiti dei figli dei parrocchiani. Si prestava a scrivere al sindaco e al vescovo per presentare qualche loro problema. Scriveva qualche epigrafe per i cari defunti dei paesani, come questa del 44, molto bella, dedicata a una bambina morta in tenerissima età. Per soli 3 anni e mezzo, sorrise al sole, al trastullo ai suoi cari, fiorì come una rosa, troppo bella, poiché la terra fosse degna di lei. Un angelo la vide e se la colse. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la situazione si faceva ogni giorno più difficile. Don Martino aiutava la popolazione diventando una figura sempre più indispensabile, ma con il suo modo di fare spontaneo, sempre pronto al soccorso dei più bisognosi, diventava anche un prete scomodo, inviso al regime. Nel 1943, alla caduta del fascismo, il parroco si adoperava per aiutare chi aveva bisogno, come poteva. Dopo l'8 settembre ospitò e tenne nascosto per alcune settimane anche un maggiore dell'esercito che era in servizio a Siena, Romualdo Cardarelli, un intellettuale amico, fratello del parroco di Montepescali, dove lui era stato ragazzo fino all'età di 18 anni, aveva vissuto a Montepescali, quindi normale che lui ospitasse in casa il fratello del proprio parroco, anche se era considerato dai fascisti allora disertore. E lui, questo maggiore dell'esercito, cercava di ricongiungersi e ci riuscì alla famiglia che viveva a Sinalunga. Don Martino a Casal di Pari assisté come tutti a episodi di varie violenze e uccisioni. Le tralascio alcune perché, insomma, ci fu un episodio, forse questo andrebbe ricordato, un episodio di violenza che l'ha creato un conflitto interiore per tutta la vita, perché ci fu una violenza nei confronti di una ragazza da parte di un soldato marocchino, uno stupro. I genitori della ragazza si rivolsero a lui, che fece una denuncia ai capi dell'esercito francese che erano di occupazione, che insomma venivano a liberare l'Italia e che i soldati si comportano in questa maniera, ma le conseguenze furono impreviste della denuncia, perché il marocchino venne fucilato da parte del comando. Ciò creò nel prete un doloroso dubbio sull'opportunità del suo operato. Noi non c'entrava, ha fatto il proprio dovere. Il dolore per questi misfatti è testimoniato non solo dalle epigrafi già lette, ma anche da diverse altre struggenti poesie che sono nel libro dei Segni Celesti. Poi, un giorno in Fausto, il 4 giugno 1944, Don Martino suonò per 3 volte le campane della chiesa. L'episodio venne interpretato dai fascisti come un segnale per i partigiani che allora operavano là intorno a Casal di Pari. Il poeta parroco venne brutalmente preso dai repubblichini, portato sulla piazzetta del paese antistante alla chiesa, dove venne messo al muro per essere ammazzato con la pistola conficcata in bocca. L'episodio fu fermato
dall'intervento della popolazione che riuscì a non far fare, promise a non far fare l'esecuzione, promise ai repubblichini che avrebbero raccolto un riscatto nei giorni successivi, i repubblichini quindi non uccisero Don Martino, e due giorni dopo scapparono perché arrivavano gli americani e quindi non riuscirono neanche a prendere il riscatto. L'episodio è fermato in un pochi versi da Edilio Dell'Era in una poesia scritta proprio in quei giorni, nei giorni successivi, intitolata Piazzetta di Maremma. Piazzetta di Maremma, alla rozza aria di bosco, io me rivedo inerme, le spalle al muro, a te aderente come a domandarti aiuto, e il sole a picco che mi crivella il cranio. E l'orda nera, centro, cento contro uno, il capo che la pistola mi conficca in bocca e il buio in tanta estate. Oh, rossa estate, che garrivi di morti adolescenti, e sulla piazza stramazzava l'eco. 4 giugno 1944. In questa occasione la popolazione di Casale, come vi ho detto, dette prova di un sentimento di grande umanità e di forte attaccamento per il parroco poeta, provvedendo alla raccolta di soldi per il riscatto che poi i fascisti, i nazisti, i repubblichini non fecero in tempo a riscuotere. Il suono delle campane, della campana, che doveva segnare a morte il destino del poeta, del parroco, rimarrà negli anni a venire nella memoria e nell'animo del poeta come un segno celeste. Da qui il libro dei segni celesti. Un segno celeste premonitore, come si avverte in questa lirica, così sia, del libro dei segni celesti. Ogni volta, dicendomi così sia, campana della sera, mi consegni alla notte. Io sempre recai nel cuore l'eco tua dolente e udii nel canto di usignoli allora che in chiarità di monti si rivela di sé vasta la luna, la stessa nota che dilegua il vanir della rosa quando il tempo cadrà sul mio silenzio come l'ombra sul prato. Tu mi dirai per sempre, così sia, suono di campana velato. L'episodio che si svolse nella piazzetta del paese, ci abbiamo fatto mettere una lapide che ricorda questo episodio con una parte della sua poesia, verrà interpretato dal poeta un segno celeste e segnerà per sempre il suo destino di uomo e di poeta. L'esperienza di Don Martino, parroco a Casal di Pari, si concluse allora. Il 4 giugno 44, Don Martino non tornerà parroco a Casale e non tornerà mai più ad avere una parrocchia propria. Dirà messa a Deceto, a San Giusto a Valli, a Toiano, dove vivrà per anni, ma per sua scelta, senza più avere l'affidamento di parrocchiani. Le sue poesie del libro dei segni celesti, scritte a Lecceto, tornano spesso al periodo di Casale e danno forma alla trasformazione spirituale interiore che era intervenuta nel frattempo a distanza di 10 anni. Io direi che danno anche quella connotazione pessimistica che avrete notato voi in tutte le poesie che vi ho letto. Lui, le sue prime poesie, erano di un canto celestiale. I suoi titoli, i titoli dei suoi libri erano Innocenza, Tenerezza,
l'aiola di luce. Erano proprio gioiose, allegre, erano piene di vita, raccontavano la natura, le stagioni. Ecco, questo passaggio, che questo segno celeste, modifica anche l'umore, la natura, la connotazione del suo stato d'animo, nel senso di un pessimismo mondano però. Guardate bene, lui è prete, non è pessimista, diciamo, come sarebbe Leopardi cosmico. No, il suo è un pessimismo mondano. In realtà, poi avete visto che è un ottimismo che guarda all'aldilà come alla vera patria, propria patria. Il significato doloroso di quell'esperienza traumatica si trasmetterà comunque, anche dopo il libro dei segni celesti, a tutta la sua successiva intensa attività poetica, che continuerà fino alla morte, avvenuta il 18 giugno 1988, 44 anni dopo il brutale episodio di Casale. Pensate, 1944, 44 anni dopo, muore. Terza parte e basta, non farò lungo, 5-10 minuti. Vengo infine alla questione di come collocare il libro dei segni celesti rispetto ad altre opere di autori italiani ed europei del Novecento. Innanzitutto è lecito parlare per il libro dei segni celesti di un'opera religiosa? È lecito definire Dell'Era uno scrittore cattolico? E questo è un argomento che ha affrontato recentemente Claudio Bargellini, non vorrei ritornarci sopra, questo nostro giovane studioso che avrà un radioso futuro, ne sono certo. E lui ne ha parlato, mi sembra, il 2 luglio qui all'Accademia, presentando il proprio libro, molto ben argomentato, su poeti del Novecento di fronte all'assoluto e al divino, Ungaretti, Revora, Caproni e il nostro Idilio Dell'Era, con motivi e temi su cui non è il caso di ritornare, non vorrei ritornare. Parrebbe ovvio, ma bisogna osservare che l'aggettivo cattolico riferito a scrittori e poeti in Italia ha nuociuto molto a Dell'Era. Parrebbe strano in un paese che siede del papato. Poeti come Idilio Dell'Era, e mi viene in mente anche Clemente Revora, una delle voci più profonde insieme a Dell'Era e letterariamente fondate del secolo XX, sono stati duramente e ottusamente emarginati dalla cultura dominante, con poche distratte pagine nelle antologie scolastiche, in modo particolare Dell'Era, su cui è calato il silenzio molto prima della sua morte. Credo di poter dire, lo scriveva anche Dell'Era, che nel Novecento quella cattolica è stata un'eredità non raccolta in Italia. La spiritualità contenuta in essa è stata talvolta bollata come reazionaria, antiprogressista, non moderna e rifiutata. Basti vedere l'esperienza della rivista che già agli inizi del Novecento, quella di Federico Tozzi e Domenico Giuliotti nel 1913, con La Torre, che ingenuamente si autodefiniva organo della reazione spirituale italiana. Dell'Era scriverà un saggio su poeti senesi, indicativo il titolo è La caduta delle torri, qualcosa. La stessa esperienza del frontespizio di Bargellini, di Piero Bargellini, alla quale hanno collaborato insieme a Dell'Era Lisi, Lusi, il poeta Lusi, Mario Lusi, Betocchi ed altri scrittori e poeti cattolici, che negli anni 30 riprende quei temi, anche quella non ebbe una grande valutazione. Nel dopoguerra essere un mistico poi
significava porsi ai margini del dibattito culturale. Essere controcorrente significava questo. Per questo dell'era del libro dei segni celesti preferisce stare in disparte per nutrirsi di solitudine e di infinito, lui scriveva, mentre tutto intorno ferveva un rinnovamento non solo nel dibattito culturale, ma anche nella vita economica. Ora mi si permetta l'ironia, proprio dall'economia veniva allora il miracolo italiano. Non poteva certo venire dai mistici o dai libri dei segni celesti. La poesia italiana in quegli anni è incerta, disorientata e pende fra la ricerca di nuovi valori e l'alienazione. Montale nel 1956 scrive La bufera e altro, ma il 56-63 sono gli anni del silenzio poetico montaliano e i successivi versi Xenia e altro si pongono sul confine tra poesia e non poesia. Nel 55-59, intorno alla rivista Officina e a Pasolini, si forma una tendenza sperimentale, nasce la neo-avanguardia, ma anche quella non è che ha avuto un gran successo. Lo stesso Mario Luzi, nel 54, negli anni 60, nell'imminenza dei suoi 40 anni, sente la necessità di capire il senso del dolore e della morte e cerca una risposta nella propria fede religiosa. Ma bisogna tenere conto che la riscoperta della sua poesia, in quel tempo Luzi era considerato superato e cercava di liberarsi dall'eredità dell'ermetismo dell'anteguerra, non è tanto determinata da questo suo mutamento interiore, quanto dal cambiamento di prospettiva della sua opera nel magma, nella quale il poeta abbatte la prospettiva lirica per accostarsi a una discorsività di matrice prosastica che fu avvertito dalla critica come rivoluzionario. Oggi termini come progressista, reazionario, rivoluzionario non hanno più significato riconoscibile neanche nella politica. Tantomeno possono averlo nella letteratura o addirittura nella poesia. Credo che esista piuttosto poesia bella o poesia meno bella. C'è una poesia che è legata ai tempi e che ottiene in un determinato periodo un certo successo e poi viene dimenticata. E poesia classica, come la poesia di Leopardi, di Pascoli, e credo anche di Clemente Rebora e dello stesso Idilio dell'Era, è questa, la poesia che non muore. Non è il successo del momento che può decidere il valore della poesia, esso si misura nel tempo. Mi viene in mente una battuta del regista cinematografico Almodóvar, il noto regista spagnolo, che dice: non vedo l'ora che i miei film passino di moda, perché solo dopo potrò vedere se sono dei classici. La poesia di Dell'Era è il risultato di un'arte raffinata che ha portato novità alla tradizione e al flusso poetico italiano proprio con la sua fortissima carica di spiritualità, che ha fatto uso della lingua italiana in modo tanto ampio, con lemmi presi dal parlato popolare toscano, letterario, colto, e come non avveniva dal nostro Dante. Lui era un conoscitore profondo dell'opera di Dante Alighieri. Solo per queste due caratteristiche, la spiritualità e l'uso tecnico dello strumento linguistico, Dell'Era può ben essere considerato un erede di Dante Alighieri. Tra l'altro, esso dialoga con la poesia di tutti i tempi. Oltre che con Dante, anche con Cecco Angiolieri e con gli antichi poeti senesi, e naturalmente con la poesia moderna, quella di Leopardi, di Pascoli, di Rilke, di Hopkins, di Rebora,
i cui frammenti lirici, scriveva Mario Specchio nella presentazione lì di Mendicante di Eternità, Idilio dell'Era considerò sempre come punto di riferimento, ma anche con quella di Eliot, di Montale meno, di Uncaretti, di Quasimodo, egli, anche se di formazione si può considerare l'autodidatta, perché non è un professore, ha fatto solamente gli studi di parroco, del sacerdote, è un poeta di vasta cultura, interessato moltissimo anche ai poeti cosiddetti minori del suo tempo. Nei suoi manoscritti si trovano saggi su Capasso, Dini, Prismic, Palazzeschi, ma anche Lo Savio, Volturpa, Ulucci, Lichelini, Beganzi, persino di Humi Mazzano, poeta giapponese. Con i poeti italiani dell'ermetismo dialoga anche per differenziarsene. Essi sono stati da lui polemicamente definiti, questa espressione la usava negli anni 40, nelle sconclusioni di un imbecille, sono stati definiti imbalsamatori di immagini. Per una certa loro tendenza a cogliere solo alcune immagini della effimera apparenza, senza riuscire a vedere al di là nient'altro che il vuoto. La stessa identica esperienza che viene descritta da Montale, scrive Don Luigi Giussani, che oltre ad essere il fondatore di Comunione e Liberazione è anche letterato e critico fine, è l'esperienza del mistico religioso cristiano che, come Don Martino, vedendo le cose così concrete, dice: com'è grande il mondo, com'è potente la realtà permanente, niente può vincerla, eppure tutto quello che vedo domani non ci sarà più. Allora la realtà è tutto segno della parola di un altro. È un altro che io stimo, amo, ascolto, servo, che riconosco continuamente e sempre di più. Un altro è il mistero che sta dietro. Il mistico vede in ogni cosa il mistero che crea la cosa, che la sta facendo all'istante. Ha ragione Montale o ha ragione il mistico? Ha ragione il mistico, diceva Don Giussani, perché le cose ci sono. Non si può spiegare una cosa che c'è riducendola a zero, dicendo che non c'è che il niente. Idilio dell'Era pone la propria poesia in linea anche con la poesia di Leopardi, che è tanto più moderna, tanto più trae alimento dal passato e da quel senso di lontananza, di lontano, indefinito e vago, che in esso permane. Egli è in sintonia con quello che Leopardi chiama la sublimità del sentire. Quell'insieme di emozioni, di struggimenti e di timore enigmatico che ha origine dalla consapevolezza che ha l'uomo di vivere una tragica sproporzione tra la vastità del creato, la sua immensità e la minuta piccolezza ed effimera banalità dell'uomo. In questo senso si può dire che fra Leopardi e dell'Era c'è come una linea di continuità che nasce da un comune sentire, al di là delle comprensibili diversità fra i due di tipo filosofico, culturale e anche religioso. Un altro confronto interessante può venire con la poesia di Clemente Rebora, ma tralascio di parlarne in quanto lo ha già fatto in maniera egregia Claudio Bargellini.
anche se va tenuto sempre presente, come ha scritto Mario Specchio, che l'esperienza artistica e religiosa di Don Martino si configura in tutta la sua originalità e si differenzia dalle correnti istituzionali e anche più da quelle confessionali della poesia religiosa, e lo distanzia anche da poeti peraltro assai stimati come Carlo Betocchi, il Primo Luzi e dallo stesso Regola. Con i poeti europei del Novecento più avveduti, ho in mente l'americano Ezra Pound e l'inglese Eliot, dell'era ha in comune il legame con i classici, a cominciare da Dante. Io trovo estremamente vera questa affermazione di Eliot, che trovava altamente stimolante la visione del poema dantesco, che la dice lunga su tanta poesia che si spaccia per moderna. Dante e Shakespeare si dividono tra loro il mondo moderno. Un terzo non esiste. Credo che questa affermazione la sottoscriverebbe anche Don Martino. Vi è evidentemente un'altra idea di modernità che forse non avrebbero condiviso molti poeti, a cominciare da quelli futuristi del Novecento italiano. La terra desolata di Eliot, i suoi canti della rocca, gli uomini vuoti denunciano con forza il vuoto che sta dietro alla contemporaneità. Mia moglie mi fa segno di finire e sono alla fine. Lo stesso sentire è in Dell'Era, che vede nell'uomo impegnato in una vana ricerca spinta solo da fini materiali, la nostra condanna. Scrive Dell'Era in polifonia sacra: noi, gli incompiuti, ti crediamo, Dio, nelle creature, ed ogni cosa al fondo pesa l'affanno e la desolazione. Alberi senza vela in mezzo al mare, i nostri giorni si agitano al vento, battono l'onde sullo scoglio nero e ci illudiamo di trovar riposo in altri lidi, sotto nuove stelle, ma sta l'abisso dentro l'occhio vuoto. Scrive Eliot in Terra Desolata: quali sono le radici che s'afferrano, quali i rami che crescono da queste macerie di pietra? Figlio dell'uomo, tu non puoi dire né immaginare, perché conosci soltanto un cumulo di immagini infrante dove batte il sole. E in queste macerie di pietra c'è da ricordare anche il terremoto di 2 giorni fa in Marocco. Ma anche nelle nostre menti, nei nostri ragionamenti, nelle nostre presunzioni ci sono queste macerie. E nei cori della rocca: Signore, non porremmo questi doni al tuo servizio? Non porremmo al tuo servizio tutte le nostre forze? Questo è Eliot, non Dell'Era. In modo non dissimile scrive Dell'Era in questi versi presi da Polifonia Sacra, nei quali un senso di rattristato dolore è congiunto allo stato d'animo di pentimento che, come in una confessione, chiede il sollievo di un conforto. In una preghiera rivolta al Signore per avere consolazione e perdono per tutto ciò che come uomo non è riuscito a portare a compimento. Che saranno, Signore, queste mani su cui piovvero lacrime di fiele? Tu me le desti a trapiantare rose nel tuo giardino, l'infanzia colma di baleni d'oro seppero, e la carezza ventilata dei pruni, il disinganno, il patire, il partire delle persone amate e claustrali giacquero nel buio. Verranno a te come ali ripiegate, vinte
e deluse. Abbi pietà, Signore, di queste mani chiuse. In conclusione, credo di poter affermare che la poesia di Dell'Era, di questo prete che si definiva anacronistico eremita scampato al flagello del progresso universale. A me sembra che acquisti tutto il suo valore in questo inizio di terzo millennio, dopo che molta brutta poesia del Novecento, a parte alcuni, osannata a suo tempo con roboanti clamori, è già stata in parte dimenticata. La poesia di Dell'Era, che da certi distratti o poco informati critici nostrani era stata definita crepuscolare, questo è il critico Andrea Zanzotto, beato lui. A me sembra invece che con il suo metro misurato, con la sua carica di spiritualità che si innalza, come scrive Claudel, alle iridescenze dell'ideale e dell'incorruttibile bellezza, con il suo costante misticismo che si nutre, come scrisse Piero Bargellini, di un'esperienza di vita sofferta e tormentata, e si sublima in una minuziosa ricerca di un personale linguaggio poetico per esprimere una visione rassegnata, dolce e cristiana della vita, proprio questa poesia debba essere presa come modello di classicità. E sono certo che continuerà ad essere letta e a vivere nell'anima di ogni lettore che ad essa si avvicinerà. Grazie. Io direi qualche domanda, c'è.